Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di dorso. 5 motivi per cui probabilmente il tuo dorso non sta crescendo come vuoi. Ovviamente non sono tutti motivi possibili, però sono forse più probabili alcuni di cui non abbiamo parlato e alcuni che potrebbero riguardarvi. Quindi ci potrebbero essere tantissime ragioni, perché poi soprattutto per il dorso è abbastanza complesso, però queste 5 sono, diciamo, in qualche modo le più probabili, per cui andiamo a vederle insieme. Prima di iniziare, ragazzi, come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube. Molti di voi vedono i video ma non sono iscritti, quindi se vi iscrivete, soprattutto se mettete like ai video, ovviamente per noi è un incentivo grandissimo a continuare a produrre video, ad aumentare eventualmente la frequenza. Quindi mi raccomando, ricordatevi sempre di mettere like, di iscrivervi per supportare il nostro progetto, sempre se i video vi piacciono. Detto questo, passiamo al video e passiamo al primo motivo per cui il dorso non cresce. Il primo motivo è che probabilmente non sapete che cosa dovete allenare. Ma come, Ludo? Il dorso? Sto allenando il dorso, stiamo parlando del dorso, no? So che devo allenare il dorso, lo vedo dietro, faccio le pose di back e il dorso è carente. Sì, ma esattamente cos'è carente? E questa è una domanda in realtà molto interessante che molti non si fanno, perché normalmente quello che viene detto cosa? Puoi allenare l'ampiezza e puoi allenare lo spessore. Quindi se in una front double o una lat spread posteriore non vedo una buona ampiezza, allora devo lavorare di più sull'ampiezza, cioè se sono stretto devo cercare di allargarmi. Se invece non vedo che c'è tanta roba in mezzo, perché alla fine quello molto spesso è un metro di giudizio, allora devo allenare di più lo spessore e cercare dettagli. Ecco, questa divisione ampiezza-spessore non solo è sbagliata da un punto di vista del, come si dice solitamente, le trazioni allenano l'ampiezza e i rematori lo spessore, questo è totalmente sbagliato, ma è sbagliato proprio concettualmente. Tu qualsiasi cosa alleni, qualsiasi cosa migliora nel dorso, stai migliorando sia l'ampiezza che lo spessore. Ci sono alcuni stretti che sono più mediali, quindi più interni, altri che sono più esterni, però di base se io sviluppo il gran dorsale contribuirà a un aumento dello spessore, dei dettagli interni, e a un aumento anche dell'ampiezza. Quindi ampiezza e spessore scordiamoci totalmente, per cui rimane il problema di capire che cosa devo allenare. Ecco, normalmente le persone si concentrano sempre sul gran dorsale per cercare di dare ampiezza. Non è sempre così. Nel senso che il gran dorsale, in realtà, al di là di quello che molti pensano, è un distretto che sta molto in basso. Certo, contribuisce al grosso della schiena ed è fondamentale. Però se per esempio io sono carente su una real double biceps, quindi un doppio bicipite posteriore, ecco, quell'ampiezza esasperata che io vedo in zona, tra virgolette, ascellare, non è data tanto al gran dorsale. In questo caso sono carente di tutti i distretti sinergici al lavoro della scapola, quindi piccolo e grande rotondo, e poi muscoli un po' più profondi. Il gran dorsale contribuisce soltanto in parte a questo. Quella cosa che posso fare e quello su cui posso lavorare per migliorare il back è lavorare sui dettagli che magari sono centrali, che ho trascurato, quindi gli erettori spinali, gli adduttori delle scapole, eccetera, eccetera. Quindi il primo punto è cercare di capire che cosa devo allenare. Prendo le pose, lat spread posteriore, doppio bicipite posteriore, vedo qual è la carenza del dorso, faccio delle pose frontali e vedo, normalmente nelle pose frontali quello che emerge di più è il gran dorsale, che deve stare là e deve essere presente. Vedo nelle pose laterali come lavora il deltoide posteriore, che possiamo considerarlo parte del back, e in questa ricostruzione capisco esattamente su cosa devo lavorare. Per comodità, normalmente la schiena viene suddivisa in diversi settori: gli erettori spinali, i lombari, il gran dorsale diviso in upper division, quindi tutte le inserzioni a livello scapolare e vertebrale, e la lower division, quindi le inserzioni più in basso a livello ioco, il centro schiena, quindi romboidi e trapezi come adduttori scapolari, quello che è l'upper back, quindi i trapezi superiori, e il deltoide posteriore, che io personalmente considero come parte del back, da un punto di vista quantomeno di bodybuilding, di resa sul palco. Quindi identifichiamo questi settori, che ovviamente sono delle semplificazioni rispetto a tutto il papocchio che abbiamo, e cerchiamo di capire esattamente che cosa dobbiamo lavorare. E ricordate che la cosa importante della schiena non è semplicemente quanto è spessa e quanto è ampia. La cosa importante è quali dettagli riesco a vedere, perché nel momento in cui l'atleta sta sul palco, la BF è bassa, la cosa che si può apprezzare più di tutte sono i dettagli e il riconoscimento in qualche modo dei diversi settori. Cioè più la schiena ha bozzi, ha parti, più il risultato estetico è migliore. Quindi normalmente di molti atleti che hanno la schiena carente e cercano di lavorare in maniera sbagliata, e vedremo alcuni degli errori che fanno, quello che manca sono i dettagli. Stefano Greco diceva, gli mancano i pezzi, ok? Gli mancano i pezzi sulla schiena, cioè non ha alcune parti. Ecco, con un lavoro fatto metodico, quello è il grande miglioramento visivo che si vede sul palco. Ok, secondo punto, una volta che ho capito che cosa devo allenare, che cosa devo sviluppare, devo capire come allenarlo, cioè come effettivamente riuscire ad attivare quella parte, perché
normalmente di nuovo noi rimaniamo nella maggior parte dei casi le informazioni che abbiamo in giro del se vuoi allenare l'ampiezza fai le trazioni, se vuoi allenare lo spessore fai i rematori e gli stacchi. Ecco, assolutamente non è così. Ci sono alcuni punti fondamentali, diciamo che normalmente sono i tre settori fondamentali per capire che cosa sto allenando sul corpo o riconoscere bene o male quello che è il line of pull dei distretti, che sono la posizione pelvica, quindi retro anteversione, la posizione scapolare, la scapola che può essere elevata, depressa, eccetera, e la traiettoria del gomito. Questi sono i tre punti focali e ne abbiamo parlato ampiamente. Tra parentesi, ne parlo molto spesso su Instagram, quindi se mi seguite su Instagram ci sono un sacco di post informativi che faccio, sto pubblicando molto di frequente, quindi per qualsiasi approfondimento assicuratevi di seguirmi anche là, perché ci sono un sacco di contenuti interessanti. Quindi in base all'esercizio specifico io posso targetizzare alcuni punti. Ecco, il modo più semplice, perché sennò dovremmo aprire un papiro su come targetizzare ogni zona della schiena, e potete vederlo sulla nostra academy, su renovation.co.uk, in cui parliamo, il link sta qua sotto in descrizione, parliamo di tutti questi esercizi che possono essere inseriti. Dicevo, la cosa più semplice è capire l'anatomia del distretto, cioè che cos'è che fa quel distretto specifico, cos'è che fa il gran dorsale. Il gran dorsale adduce, il gran dorsale estende l'omero, fino a dove estende l'omero, che cosa fa nei vari punti della traiettoria, qual è la sua funzione specifica, stessa cosa per il centroschiena, romboidi, qual è la partecipazione del trapezio e dei romboidi nell'extra intrarotazione scapolare, che sono dei fattori fondamentali. Ecco, conoscere tutti questi distretti ci permette di capire esattamente con quali esercizi andarli ad allenare e stimolare al meglio. Stiamo lavorando a una rubrica di esercizi che rilasceremo su RhinoNation, dovremmo iniziare le riprese quest'autunno orientativamente, e ci saranno approfondimenti su ogni esercizio in modo da darvi un'illustrazione su come allenare ogni specifico distretto muscolare, ma proprio ogni muscolo, non ogni distretto in generale, ogni muscolo, e quella sarà auspicabilmente molto molto utile. Quindi arriviamo al terzo punto. Grandissimo errore sono i rep range sbagliati. Rep range sbagliati nel senso che il dorso è molto ostico, avete visto, abbiamo tanti distretti, è tutto là messo in mezzo, le funzioni molto spesso sono sinergiche, e in effetti il dorso, per via delle azioni che sono richieste per natura, cioè sollevare cose o sollevare noi stessi, fondamentalmente è un distretto che è pensato, tra virgolette, o che comunque siamo portati ad attivare in sinergia, cioè in forte sinergia. Quando sollevo un oggetto da terra, io sto attivando tutta la catena cinetica posteriore e l'omero in estensione, quindi è un movimento molto sinergico, lo stesso durante le trazioni. Ecco, proprio per questo riuscire ad attivare in maniera più selettiva alcuni distretti senza chiamare aiuto da sinergici che vogliamo ridurre al minimo, perché comunque un minimo parteciperanno sempre, ecco, è molto difficile. E una delle cose che sicuramente ci fa perdere in partenza è caricare troppo e cercare di lavorare su rep range bassi, quindi lavorare su un 4, un 6 RM, che magari per il petto, per esempio, sono molto molto utili, o cercare di caricare poco e andare molto lunghi. A quel punto, per un discorso di fatica accumulata, diventa sempre più difficile riuscire a mantenere il pattern motorio. Quindi, generalmente, nel caso del dorso, il meccanismo di adattamento ipertrofico che possiamo attivare al meglio concretamente nella pratica, che è più facile da estremizzare, è la tensione meccanica. E normalmente il rep range ideale è quello delle 8-12 ripetizioni. Ora, in realtà parliamo più che altro di carico 8-12 RM. Ok, è quello che dovremmo utilizzare nei diversi esercizi. Cosa vuol dire? Che non dobbiamo scendere o non dobbiamo salire? No, assolutamente. Possiamo fare dei lavori con dei rep range più bassi o lavori con rep range più alti, però dobbiamo ponderarli e devono essere una ciliegina sulla torta, un qualcosa in più rispetto al grosso del lavoro che dovrebbe stare su questo 8-12 RM. Per esempio, un lavoro che io faccio molto molto spesso su rep range bassi è il pull down singolo con maniglia, quindi ho due maniglie, una rimane in alto, una lavoro, vi faccio vedere in questo momento il video in B-roll. Ecco, in questo caso il resistance profile, la capacità di attivazione del gran dorsale, quindi in qualche modo anche il suo isolamento, è veramente veramente estremo, è un ottimo esercizio da questo punto di vista. Quindi è un esercizio nel quale se carico tanto riesco a percepire comunque molto bene il distretto, per cui è un esercizio in cui vale la pena caricare. Se mi metto su un T-bar e carico tanto, rischio di fare esecuzioni immonde che non vi faccio vedere perché non vale la pena andarle a vedere, però sapete di quali esecuzioni sto parlando. Ok, quarto punto, parlando di esecuzioni del T-bar fatte male, parliamo di stacchi. Gli stacchi non sono indispensabili per il dorso, anzi sono un esercizio in cui se cercate di puntarci troppo, in realtà vi fanno fare uno step back in generale allo sviluppo del dorso. Ora, sono sicuramente un esercizio molto interessante, però in ottica bodybuilding
quando lavoriamo con un certo splittaggio, se abbiamo il dorso carente, ecco, in generale gli stacchi sono un esercizio, stacchi parlo di tutta la famiglia, quindi le diverse varianti, che hanno molto più senso da inserire per cercare di sviluppare il gluteo e il femorale. Per il dorso, a livello pratico, fanno relativamente poco. Non vuol dire che non devono esserci, ci devono essere, ma non dovete farci troppo affidamento. Perché? Perché vedo che tante persone col dorso carente fanno tanto affidamento sugli stacchi, cioè aumentano il volume degli stacchi, aumentano la frequenza con cui fanno stacchi, cambiano diverse varianti di stacchi per cercare di stimolarlo in ogni modo possibile, in cui in realtà tendenzialmente l'unica cosa che cambia è la partecipazione di glutei e femorali, vanno poi a inserirla all'inizio dell'allenamento, andando a compromettere da un punto di vista di resa, di performance, gli altri esercizi che magari sono più proficui. Quindi non sto dicendo gli stacchi non servono per il dorso, dico che se avete un distretto carente utilizzate gli stacchi come ciliegina sulla torta, soprattutto utilizzateli per stimolare glutei e femorali, e lo stimolo che viene dato alla schiena è uno stimolo che è un qualcosa in più che ci portiamo a casa, ma il grosso del lavoro dovrebbe essere rivolto ad altri esercizi. Di nuovo nella nostra Academy, nel secondo modulo in cui vediamo come allenare ogni singolo distretto muscolare, i migliori esercizi per ogni singolo distretto muscolare, parliamo anche di schiena, quindi per approfondimenti su quel modulo andate a vedere e guardate tutti i video in cui alleno la schiena che trovate su Rhino Nation, in cui potete vedere come viene settato un allenamento per dare uno stimolo quanto più completo possibile. Ora, ciò detto, ultimo punto, l'ultimo punto è di dare un po' più di prevalenza a lavori unilaterali. I lavori unilaterali tendenzialmente per qualsiasi distretto permettono una maggior sinergia, una maggior connessione mente-muscolo, perché di base ci concentriamo solo da una parte. Anche un maggior effort, perché per arrivare a cedimento su un 8RM utilizzo la metà del carico da un punto di vista sistemico. Quindi da questo punto di vista è tendenzialmente più facile per il sistema. L'unico contro è che raddoppia il volume, perché logicamente devo fare entrambi i lati, quindi prima uno, poi l'altro. Però in generale è un modo veramente veramente buono per connettersi al distretto. E questo vale in particolar modo per il gran dorsale. Perché questo? Perché nel momento in cui incliniamo il busto, quindi lavoriamo unilateralmente, il gran dorsale si accorcia in maniera passiva, perché di per sé ha un'origine all'omero e diverse inserzioni, quindi non contribuisce a questo movimento di inclinazione del tronco, però si accorcia perché abbiamo un avvicinamento dell'omero alle inserzioni iliache. Benissimo, che cosa succede? Che se si accorcia riusciamo ad ottenere un maggior squeeze, quindi la percezione del distretto è migliore. Quindi pulley unilaterale, quindi un row, singola maniglia, unilaterale, andiamo a strizzare, ci incliniamo leggermente di lato, non dovete stare così logicamente, ma leggermente inclinate di lato, quindi un minimo per aiutare anche la depressione della spalla, e lavorate, lo sentirete veramente veramente bene, un ottimo starter in generale che targetizza di più l'upper division per un discorso di resistance profile. Ok ragazzi, questi sono 5 consigli sparati là sul dorso, sul perché potrebbe non crescere. Se avete altri consigli, altre cose da notare, scrivetelo qua sotto nei commenti, così abbiamo un video in cui sotto ognuno dice la sua sul dorso e qualsiasi persona non sa come allenare il dorso va, si legge i commenti e alla fine qualcosa di interessante trova e riusciamo ad aiutare un sacco di persone. Facciamo che questo è il video del dorso, ok? In cui chiunque si connette riesce a trovare una risposta alle sue domande. Detto questo, qualsiasi commento, di nuovo qua sotto, sarò ben lieto di rispondere, qualsiasi domanda la stessa cosa, e noi ci vediamo al prossimo video.